ruolo del medico, le sue capacità professionali, la sua esperienza, le sue intuizioni restano sempre una componente fondamentale, ma le nuove tecnologie sono sempre di più un supporto che, unito alle qualità suddette, aumentano notevolmente la precisione di diagnosi e cura. È proprio sul ruolo dell'ecocardiografia tridimensionale che si sono confrontate all'ospedale Monaldi di Napoli esperti internazionali per valutare l'uso di questa tecnologia sia nella diagnostica che nelle procedure di emodinamica interventistica e le nuove conoscenze nella valutazione della fluidodinamica del cuore. Il convegno Ecocardiografia Monaldi 2017, giunto alla sua 19ª edizione, è stato caratterizzato da una grande interattività attraverso simposi con discussioni guidate e confronti su più tematiche discusse in aula. Questo convegno è un convegno sull'imaging cardiovascolare, che dove intendiamo non solo l'ecocardiografia ma anche la TAC e la risonanza, perché anche queste forniscono informazioni importanti sull'imaging cardiaco. In particolare il convegno tende a focalizzare il ruolo di ogni tecnica in modo da farne un uso appropriato per la diagnostica cardiovascolare. Certamente l'ecocardiografia deve stare al centro delle decisioni cliniche e non deve essere relegata nei laboratori di eco, cioè l'eco serve a decidere che cosa fare sullo scompenso, l'eco serve a decidere cosa fare nella cardiopatia ischemica e nell'infarto, l'eco serve a decidere che fare e quando operare le diverse valvulopatie. Un convegno che è stato diviso in più momenti. Sì, abbiamo avuto un corso iniziale a numero chiuso sulle nuove tecnologie ecocardiografiche, in particolare eco tridimensionale e funzione ventricolare con lo speckle tracking e risonanza magnetica, che pure ha fatto questa prima valutazione a gruppo chiuso nel corso. Poi queste tecnologie, l'applicazione clinica di tutte queste tecnologie si è avuta nel convegno clinico, che ha una durata di 2 giorni. Dottore Caso, quale sarà dunque il futuro dell'imaging cardiaco? Ma l'imaging cardiaco ha un grande futuro, perché la diagnostica è sempre più legata all'imaging cardiovascolare, all'imaging di risonanza e all'imaging di TAC multislice. Però il problema è usare in maniera appropriata queste tecniche, e questo anche per ridurre l'enorme richiesta di ecocardiogrammi, l'enorme richiesta di risonanze e di TAC. Quindi le linee guida ci guidano in questo senso, ci sono indicazioni appropriate e noi dobbiamo seguirle, perché usare bene una tecnica significa anche risparmiare in costi per la sanità. Tra non molto è prevedibile che non avremo più bisogno di ricorrere a procedure invasive per fare una diagnosi cardiaca accurata. L'obiettivo dell'imaging cardiaco è proprio questo, e nel corso degli ultimi decenni le differenti metodiche di imaging hanno subito un impressionante avanzamento. Basti pensare all'ecocardiografia, ma anche alla TAC e alla risonanza magnetica. A confronto sono metodiche invasive come la coronarografia, o meno invasive come gli ultrasuoni, messe a confronto con le metodiche alternative, quindi con la TAC che visualizza con le varie apparecchiature che oramai danno una definizione molto, molto esatta, fino alle tecniche di medicina nucleare, nonché appunto quella della risonanza magnetica. Ognuno di questi aspetti ha una particolarità. In particolare la risonanza magnetica in questo momento ha un grosso presente, ma lo avrà ancora di più nel futuro, in quanto non utilizza le radiazioni ionizzanti. Questo ai fini della radioprotezione è molto importante. Quindi ci sarà in futuro una maggiore attenzione alla minore esposizione alle radiazioni rispetto ad oggi. Chiaramente rimane certamente di primaria importanza anche l'utilizzo di metodiche invasive come la coronarografia, che oltre ad essere diagnostica nello stesso momento può essere anche di tipo terapeutico, con l'applicazione di stent e di presidi terapeutici. Tra le patologie cardiache divenute molto frequenti c'è sicuramente l'insufficienza mitralica. Il 12% della popolazione al di sopra dei 70 anni è esposta al rischio di
questa malattia. L'insufficienza mitralica è una patologia cardiaca della valvola mitrale del cuore che non riesce più a chiudersi correttamente. Per effetto di questa disfunzione il ciclo cardiaco è alterato, in quanto il sangue scorre in due direzioni durante la contrazione ventricolare: una parte si distribuisce in tutto il corpo ed un'altra quantità variabile ritorna indietro verso il lato sinistro attraverso la valvola aortica. La valvola mitralica invece ha come funzione quella di impedire che il sangue, una volta raccolto nel lato sinistro, possa influire indietro durante la contrazione ventricolare senza distribuirsi a tutto il corpo attraverso il sistema arterioso. Ma come si interviene? Si interviene con l'approccio chirurgico convenzionale, che prevede la circolazione extracorporea e l'apertura dello sterno, oppure adesso emergono nuove tecniche di trattamento cosiddetto percutaneo della lesione della valvola, che prevedono l'uso di dispositivi che possono trattare la lesione a cuore battente, quindi senza sternotomia e senza circolazione extracorporea. Ovviamente i vantaggi sono tanti: il disagio del paziente, la possibilità di permanenza in ospedale molto più breve e un ritorno alla vita normale molto più rapido. Chiaro che queste tecniche sono ancora in crescita, hanno applicazioni limitate, vanno riservate a dei pazienti con determinate caratteristiche che devono essere ben definite prima di affrontare una terapia di questo genere. Ci sono delle tecniche che si sono molto diffuse negli ultimi anni, tipo la mitra clip per esempio, che permette di trattare con una specie di chiamiamola una molletta, una pinza che va proprio a unire i due lembi dove la valvola perde, e questo a cuore battente è una tecnica che ormai si è diffusa in tanti ospedali. Altre tecniche sono più innovative, tipo l'impianto di corde tendine che copia un po' quello che viene fatto chirurgicamente però a cuore battente, e queste sono tecniche meno diffuse e ancora sono in via sperimentale. Altre tecniche ancora di impianto della protesi valvolare, che adesso si fa solo chirurgicamente, si può fare con un piccolo taglio apicale senza circolazione extracorporea, e quindi si sostituisce la valvola con questo sistema. È chiaro che queste innovazioni sono ancora di nicchia, sono riservate a pochi centri, e c'è necessità di fare maturare un'esperienza prima di applicarle ovviamente in larga scala. Però sono nuove frontiere sicuramente per il trattamento di questa patologia. Al congresso organizzato dal dottore Pio Caso si è parlato anche dell'auricola sinistra ed in particolare dei casi in cui è necessario arrivare alla sua chiusura. Questa è indicata in pazienti con fibrillazione atriale permanente ad alto rischio di stroke e con controindicazione all'anticoagulante. L'auricola sinistra è un residuo embrionale del cuore dell'embrione, che nel cuore adulto rimane appunto sotto forma di residuo e non ha una funzione particolare. È importante per alcune patologie perché è il luogo dove molto più facilmente si formano dei trombi, e questi trombi, una volta staccatisi dall'auricola stessa, possono andare in circolo e, se prendono la strada dei vasi del cervello, possono causare problemi molto importanti come ictus cerebrali. Quindi quando diventa fondamentale chiudere l'auricola sinistra? La chiusura dell'auricola sinistra diventa fondamentale per ridurre appunto il rischio di sviluppare un ictus in tutti quei pazienti che presentano una controindicazione assoluta o relativa alla terapia anticoagulante, che è quella che si è dimostrata molto efficace nel ridurre i fenomeni di ictus cerebrale nei pazienti con fibrillazione atriale. Alcuni di questi però non possono assumere gli anticoagulanti, e quindi l'unica alternativa possibile è la chiusura dell'auricola. Con quali risultati poi? I risultati sono sorprendentemente buoni, perché si riduce da un lato il rischio di ictus ischemico e dall'altro si riduce molto il rischio di emorragie, che in questi pazienti, soprattutto pazienti anziani, sono degli eventi particolarmente dannosi. Quindi è una procedura che sicuramente è efficace, ma è anche sicura. Le nuove tecnologie ecocardiografiche, se non immediatamente ma in un prossimo futuro,
consentiranno di capire meglio l'effetto del movimento della parete del cuore. Questo è un passaggio secondo noi epocale, perché consentirà di prevedere l'evoluzione delle patologie già dalle fasi inizialissime di manifestazione e alterazione della meccanica cardiaca. Prevedere l'evoluzione di questo sistema significa anche poter porre rimedio a questi problemi, sia attraverso procedure di tipo farmacologico, quindi con farmaci capaci di bloccare determinati sistemi innescati dalla trazione meccanica cardiaca, sia utilizzando device esterni come può essere la terapia di sincronizzazione ventricolare, che attualmente, giovandosi di cateteri quadripolari, consentono stimolazioni ottimali che ridanno al cuore una normale meccanica e una risposta fisiologica. Questo è estremamente importante anche perché consente nei cuori che sono scompensati, quindi dilatati, che vanno verso un futuro verso il trapianto cardiaco oppure verso la cardiochirurgia, di innescare meccanismi del reverse remodeling, cioè di far tornare indietro quei sistemi a condizioni più vicine alla fisiologia, migliorando di molto la prognosi, non solo la prognosi ma anche il costo in termini sociali, in termini economici, di spese, ospedalizzazioni, via dicendo. Professore, dove siamo arrivati fino ad ora e quale sarà il futuro dell'ecocardiografia? Prima l'ecocardiografia senza dubbio è la tecnica più rivoluzionaria da tanti anni fa, 40 anni fa, no? Abbiamo per l'infermo cardiaco. Oggi siamo al punto della democratizzazione dell'ecocardiografia. Che vuole dire democratizzazione? Che non solo la usa il medico cardiologista, sino oltre specialità, perché ora le macchine sono più piccoline e non sono molto cari. Anche macchina, si è presentato fa una settimana una macchina che si adatta a mio iPhone. Questo vuole dire che probabilmente avrà una ecocardiografia molto basica, che noi in Spagna chiamiamo ecoscopia, che sarà fatta per tutto il mondo. Anche l'studente, tutto il mondo che porta un fonendo dovrà portare questa macchina. L'studente di medicina, il generalista, l'internista, come un'aiuta all'esplorazione primaria del paziente. Questo è rivoluzionario, no? Per questa ecografia, non ecografia, questa è un'ecografia molto semplice, che sopporta al medico nel suo diagnosi nel primo momento, no? E dopo sta l'ecografia, abbiamo arrivato a un'ecografia molto complessa, con molti metodi tridimensionali, che portano una informazione incredibile, precisa, sopra la malattia cardiaca. Questa ecografia sta fatta per il cardiologo, non per il generalista, si capisce? O sea, la democratizzazione e la ultra specializzazione, macchina molto semplice e macchina molto complessa, sempre per democratizzare o per fare un diagnostico più preciso. Professore, comunque si continuano ad usare anche vecchi metodi? Sì, tutti i metodi sono utili, è come la stessa cosa che un golfista con la mazza di golf, non deve usare tutte le mazze, tutta la mazza, no? E noi abbiamo una tecnica molto vecchia, per esempio il modo M, che io parlo con gli, oggi così, anche se uno voleva essere il meglio giocatore di golf deve saper usare tutte le mazze, e il M modo è una tecnica molto vecchia, però che ancora offre qualcuna cosa importante per la diagnosi del paziente.